Allora, buonasera a tutti, proviamo anche, lo dico fin dall'inizio, a rendere la serata appunto sturinale, intanto perché accanto a me, come immagino sappiate un po' tutti, ho il procuratore della Repubblica di Castrovillo, il dottor Gino Facciola, che ovviamente ha risposto sì a un appello così importante, tra un attimo parleremo di questo libro che ha. Sta avendo un successo straordinario, ma anche perché affronta una tematica piuttosto delicata e diciamo in Italia non è abituale che giornalisti, nel caso di Paolo Barella, che sta accanto, un collega di grandissimo valore, anche di Angelica, no? Insomma, non è rituale che ci si interessi del disagio in particolare della situazione delle carceri, del rapporto tra, diciamo, pena ed espiazione dello stesso, ne parleremo fra un po', ma insomma quello che volevo dirvi è che proveremo a rendere molto dinamico il ragionamento, perché appunto il dottor Facciola ha degli impegni, quindi dobbiamo cercare, partiamo con quello che dobbiamo cercare di accelerare. Dunque, la serata è la seconda serata straordinaria che io ho fatto, in questo senso che l'abbiamo già fatto da ieri qualche settimana fa, e lo rifacciamo a Cleto, immagino, perché comunque Angelica ha radici anche qui, per cui ci teneva a partecipare a questo straordinario lavoro che ho fatto insieme appunto a Paolo Barella, che è un giornalista, un collega illuminato che vedremo poi fra un po', sarà lui stesso a presentarci il libro, e ha avuto un'intuizione, cioè ha deciso di effettuare un'iniziativa che poi ha portato, diciamo, ad allargare il ragionamento e a mettere insieme due mondi che sono appunto quelli delle carceri, dei protagonisti della detenzione, con il mondo esterno, quindi anche con la nostra professione, attraverso un corso di giornalismo. Qui al tavolo ho loro due, il dottor Facciola, poi c'è l'avvocato Giuseppe Bruno, un avvocato di grandissimo valore, dottor Paola, poi c'è anche l'avvocato Francesco Borsetto, che è di Cleto, e quindi ci aiuterà anche a sviluppare la parte che riguarda i giovani in casa, riguarda più pregnantemente appunto l'aspetto della legalità che viene affrontato appunto nel testo, e poi ovviamente abbiamo il padrone di casa, cioè il sindaco di Cleto, Giuseppe Lobo, al quale immediatamente io darei il microfono. Ho dimenticato però che c'è anche il vice sindaco, che lo vedo un po', diciamo, defilato, anche Giuseppe Felice, che è un altro appunto avvocato di valore del nostro territorio. Quindi io passerei direttamente il microfono al sindaco per un saluto. Ovviamente io invito anche le persone che stanno qui al tavolo ad essere piuttosto sintetiche, perché altrimenti diventa un problema. Me è soltanto un saluto doveroso e sentito a tutti quanti, a tutti quanti voi, in modo particolare al capo Fanciulli, che ci conta noi con la sua presenza, agli avvocati che qui è presente, e naturalmente un pensiero sentito anche insieme alla scrittrice, la professoressa Pilatella, un altro genitore che si è molto grande di attenzione, con attenzione, con amore. E per me è anche difficile parlarne, perché la professoressa Pilatella, oltre che, diciamo, un'ottima brava scrittrice, io la ricordo come alunna di questa scuola, e quindi tutto il passato torna con una onda, nel ripensarla, diciamo, adolescente, in queste stanze, in queste stanze della scuola media, e devo dire che già da allora c'era tanta sensibilità dell'alunna Pilatella. Ricordo come se fosse ieri la sua presenza costante,
verso le persone più deboli. C'era qualche ragazza che aveva difficoltà di apprendimento, difficoltà, diciamo, della natura, e faceva sempre compagnia a questa ragazza. Era sempre la professoressa per la terra, l'allora la per la terra. E quindi come se ti vedesse accompagnare quella madre. E dal punto di vista socio-ambientale, economico, e anche per qualche difficoltà nei ritmi di apprendimento. Quindi queste immagini sono scolpite da questo cancello. E vedo che hai continuato su quella strada. La tua sensibilità è rimasta invariata. Perché anche dal libro che hai scritto ormai ha tanta sensibilità e anche sofferta con partecipazione alla vita degli ultimi. E quelli che si trovano appunto dentro le sbaglie, a volte per motivi diciamo ambientali, a volte per mancanza di cultura, per cui mi sembra di sostenere il libro, perché la cultura è un po' della ricchezza, è un capitale. A differenza di quello della banca, nessun ladro, nessuna attrazione può togliere, mentre lo possiede il paese culturale, e lo può aiuta ad affrontare le crisi, a superare le difficoltà, a continuare il percorso. Però anche quella sbarca, anche chi ha commesso degli errori gravi, ha, io penso, nell'animo del cuore una scintilla di spiritualità. C'è di noi, si per tutti quanti noi, insieme agli impulsi che diciamo ci possono essere male, c'è comunque una luce che brilla e non si spegne mai, anche nel più accaduto, nel più accaduto, diciamo, detenuto. E ripeto, lo salutiamo anche il dottor Capo, e l'apprezzamento è sentito, è veramente profondo. Perché è tra due magistrati che prima di mettere in testa una bilancia, se c'è anche una bilancia, si è omologata e quindi valuta sempre con profonda umanità e però con un intelligente. E noi guardiamo a questa istituzione come un baluardo, l'unico baluardo contro le arroganze, contro le devianze, contro anche quel potere. E solo per prendere il potere a volte penso che si riportava, si rimuove e fosse ascoltando. Quindi noi siamo battuti nel passato per conservare il tribunale di Paola, che sappiamo che è il baluardo più avanzato della verità e ci può aiutare questa terra che purtroppo. Saluto e ringrazio molto con la presenza della mia arma, sempre presente sul nostro territorio. Specialmente penso che non ho la possibilità di avere un vigile a tutto pieno. Noi possiamo contare su un vigile solo per quello di due volte alla settimana e quindi la vostra presenza di una fortuna è una garanzia da sostegno all'amministrazione che ringrazio. Io ho molte voglia a processo terapeuta, un possibile durante il cammino e non mi svolge quattro volte. Grazie. Sì, ringraziamo il sindaco per i saluti, peraltro per i riferimenti anche di etici, diciamo, che caratterizzano anche questa serata. Il libro che troverete anche lì è titolato Un germoglio tra le spalle, l'editore più alle immagini di benedizioni, è costruito, dicevo, sull'impegno di Angelica Berratella, che è originaria di Aiello, però vive a Creto e nel resto del mondo, origina anche parecchio, e diciamo una delle caratteristiche del libro, anzi forse la prima delle caratteristiche del libro, è che il tanto andrebbe considerato come un saggio più che altro, perché è diviso in tre parti. Ora ci spiegherà ancora meglio Paolo, ma insomma tre parti peraltro chiamate anche in modo splendidamente intuitivo celle, questo dà anche
questo fatto che anche la dimensione, diciamo, dello sforzo anche di omologazione degli autori rispetto alla problematica di cui stiamo parlando. E ha questa caratteristica di diviso appunto in tre parti, e ognuna delle parti affronta un aspetto importante del disagio che è assimilabile a quello della detenzione, ma anche gli aspetti della legalità e ancora di più quello della democrazia. Noi abbiamo affrontato da ieri in modo più pregnante quello del disagio, e questa sera Angelica e Paolo invece hanno voluto sottolinearmi questa volontà di invece affrontare anche gli aspetti, gli spunti di riflessione sul concetto di democrazia, e credo che sia attualissimo peraltro anche questo aspetto. E quindi io porgo subito il microfono a Angelica, che ci leggerà una lettura che introduce appunto a questa. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Bertolt Brecht. Questo libro è dedicato alla gente, per il suo diritto ad una coscienza comune. Questo libro ha la gente e nasce sui valori di condivisione, diffusione, approfondimento e umanesimo. Questo è un libro interdisciplinare, non si limita a raccontare storie, non si limita a confrontare le opinioni, non si limita ad aprire nuove strade alla riflessione. Una vera cultura democratica sa approfondire, scoprire e anche stupire quando l'approfondimento nasce dalla condivisione, che non significa attribuire lo stesso ruolo a tutti, ma dare a tutti lo stesso valore umano, riconoscendo la validità della sua voce nella diversità degli interventi. Così un detenuto o un adolescente hanno avuto voce in capitolo come i professionisti del settore. Da un punto di vista, l'obiettivo di questo volume è dimostrare in un dialogo aperto che nella nostra democrazia ogni voce ha lo stesso valore dell'altra sui temi che riguardano la libertà, la dignità, la responsabilità. La comunità pone sullo stesso piano umano ogni identità. Questo libro è un percorso attraverso tre celle sempre più strette, all'incontro con i volti di ognuno, fino a toccare la solitudine, alla ricerca di qualcosa che non si vede a occhio nudo. Questo libro è scritto per tutti, perché i numeri non sono soltanto i detenuti, ma tutti coloro che si privano di una coscienza. Ci auguriamo di aver gettato un sassolino lungo la strada del dialogo, perché soltanto con il dialogo si evitano le sbarre e si abbattono i muri. Allora, quindi si parte da questo concetto così pregnante anche per la nostra Repubblica. Siamo in un contesto, come sapete, pre-referendario. Il riferimento ovviamente non è a le diverse posizioni rispetto all'appuntamento, ma è ovviamente al concetto della partecipazione democratica, e quello che rileva ora anche Angelica è quello della condivisione, che è un concetto importante e che ha valori comuni, o meglio ha sentimenti comuni anche all'interno degli ambienti della detenzione e quindi del carcere. Però prima di discutere, se vogliamo, di questo legame, di questo parallelismo tra le condizioni democratiche e le condizioni della detenzione nel nostro paese, e quali sono, quindi quale può essere il rapporto virtuoso tra le due cose, io vorrei far presentare a Paolo esattamente il libro, come l'avete pensato e come è venuto fuori,
peraltro come è possibile, se vi aspettavate tutto questo riscontro rispetto a questo lavoro? Allora, diciamo che il libro nasce dall'esigenza di scoprire da giornalista, perché io sono giornalista, e da scoprire che cosa in un certo senso mi sarebbe aspettato, nel senso che ogni giornalista fa i conti almeno una volta con un reato penale che si chiama diffamazione a mezzo stampa. E la diffamazione a mezzo stampa ovviamente è la spada di Damocle dei giornalisti. Essendo un reato penale, io sono entrato in carcere per capire che cosa c'era in carcere, perché diciamo che è una spada di Damocle che pende molto spesso sui giornalisti. Ci sono entrato ovviamente cercando di fare un corso, quindi di svolgere un corso di giornalismo per rendermi conto di come stanno sistemate le carceri italiane. E ho fatto questo corso di giornalismo, ho svolto questo corso di giornalismo con i detenuti, e nello stesso momento Angelica Pedatella stava insegnando in una scuola, diciamo una scuola romana, io sono entrato in un carcere romano a tenere questo corso, e lei stava insegnando in un liceo romano. Diciamo che è venuto subito in mente ad entrambi di unire la serie A con la serie Z, perché il liceo in cui stava insegnando è la crema di Roma, diciamo. Quindi dove vanno i ragazzini più ricchi e più ambienti e più, forse più, con le possibilità maggiori. E quindi nasce questo libro. Questo libro nasce con tre celle fondamentalmente, come dicevamo prima. La prima cella è una serie di contributi da parte di professori, di accademici, di psicologi, di persone che hanno costruito addirittura carceri, perché ovviamente c'è ad esempio una persona che ha costruito la maggior parte delle carceri italiane, e un'altra persona è ad esempio uno psicologo molto bravo a proposito di quello che chiamiamo la fuga dei cervelli, no? Uno psicologo molto bravo che è stato chiamato all'estero, in un paese del nord, per cercare di limitare il numero dei suicidi. Insomma, diciamo che è stato chiamato un italiano, quindi insomma significa che è molto molto bravo. E così via. Ci sono, quindi la prima cella è accademica, è un resoconto molto alto, molto interessante da leggere, su tutti quelli che si trovano all'esterno della cella, diciamo, del carcere, e che descrivono a modo loro le loro esperienze, quindi ciò che accade all'interno, secondo loro, o all'esterno. La seconda cella invece è proprio questo incontro, il cuore del libro, diciamo, è questo incontro tra i ragazzini delle superiori con i detenuti. Ovviamente non potevano incontrarsi fisicamente e neanche scriversi, però abbiamo trovato un escamotage. Diciamo che settimanalmente io proponevo un tema e facevo scrivere i detenuti ai ragazzi. I ragazzi rispondevano ai detenuti sempre sullo stesso tema, ad esempio la libertà piuttosto che il tempo, ad esempio come passa il tempo per un adolescente e come passa il tempo per un detenuto. E vi posso assicurare che
sono uscite delle lettere veramente interessanti. Addirittura sembrava quasi che per i detenuti fosse meno difficile il tempo che passava, mentre gli adolescenti hanno inizialmente avuto maggiore difficoltà a descrivere il loro rapporto con il tempo da dover passare per forza a scuola, come se fosse la peggiore pena. E ovviamente è stato un bellissimo incontro, e si sono interrogati entrambi sul tempo, su tantissimi temi. E la cosa bella è che alcuni dei ragazzi inizialmente vedevano il mostro, nel senso vedevano il detenuto come una persona assolutamente a cui non concedere neanche il tempo per scrivere. E poi vedremo che hanno cambiato idea. Ci sono delle lettere anche molto toccanti, in cui una ragazzina, per la precisione, ha scritto di un disagio personale che viveva all'interno di casa sua, e la mamma non sapeva di questo disagio, e per assurdo ha avuto più coraggio a parlare con un detenuto che non conosceva, di cui non conosceva né il nome, né l'età, né tantomeno la vita, piuttosto che avere il coraggio di parlare con la famiglia. Quindi ecco, questa è la seconda cella. La terza cella invece è una testimonianza toccante, perché è il diario di un detenuto, un ragazzo che durante era uscito con la fidanzata, e delle persone, dei ragazzi, degli altri ragazzi ubriachi, gli si sono avvicinati e volevano evidentemente fargli del male. Purtroppo sono usciti fuori i coltelli e quindi c'è scappato il morto. Questo ragazzo prima ha preso eccesso di legittima difesa in primo grado, e poi in secondo grado gli è stata riconosciuta la legittima difesa e quindi è stato scarcerato. Però per lui ormai era cambiato qualcosa dentro, e purtroppo si è tolto la vita. Prima di togliersi la vita ha depositato, diciamo, un paio di quaderni scritti in cella a quello che secondo lui era il suo migliore amico, ed era una guardia carceraria, un ispettore. Lui riteneva che il suo migliore amico fosse un ispettore, e proprio questo ispettore ci ha dato la possibilità di pubblicare questi diari, i diari di Gianni. E Gianni è un po' il simbolo, perché in Gianni possiamo essere tutti noi, e quindi in questo che c'è la democrazia, nel senso che tutti noi potremmo trovarci un domani in una situazione poco bella. E quindi ecco, questa è la democrazia. Il giornalista che entra in carcere per vedere quello che teme, ovvero la diffamazione del mezzo stampa, il ragazzo che per difendere la fidanzata eccede, e quindi la democrazia è proprio questo, cioè il fatto che molto spesso si pensa al carcere come qualcosa di lontano, mentre invece magari non è così lontano la pensione. Quindi questo è il libro, e passo la palla. Intanto per favore, qui speriamo ci siamo tre o due, perché poi c'è Paolo Vino, che è un collega, che rispetto alla diffamazione della stampa ha una certa sensibilità, mettiamolo così. Ancora però. Voglio salutare anche il comandante della stazione di Carabinieri di ieri, che non ci ha parlato, ringrazio
perché ogni volta lo vedo presente in questi incontri così, per certi versi anche edificanti, è un arricchimento per tutti. Quindi abbiamo, dopo la descrizione geografica dell'ambito in cui il libro si colloca, io vorrei tornare un attimo alla democrazia, al concetto della democrazia, che è appunto una delle linee importanti del saggio. E siccome parliamo di democrazia, prima ancora poi di affidare, diciamo, al tecnico la vicenda, noi qui ci troviamo di fronte a un caso non raro, ovviamente, ma di un vice sindaco, di un rappresentante dell'istituzione, quindi democraticamente eletto, che è anche un avvocato. Io vorrei sentire da Giuseppe Felice, che è dall'altra parte, che appunto è il vice sindaco di Creto, se diciamo il valore, se vogliamo, anche della detenzione o comunque del disagio, diciamo così, è recepito democraticamente, ma con la giusta sensibilità delle istituzioni. Noi abbiamo vissuto negli ultimi decenni con l'idea, diciamo, di dover, peraltro è stato anche dettato costituzionale, di considerare la detenzione come la possibilità di, in qualche modo, redimersi, di recuperare per certi versi anche una dimensione, diciamo, democratica. E quindi le istituzioni, anche se vogliamo le istituzioni legali, sono state coinvolte in qualche modo nel sostenere iniziative che potessero dare anche un sbocco poi nel posto, diciamo, detenzione. Anche gli stessi comuni. Io penso che un attimo, come dicevamo l'altra volta anche a Vera, le cooperative, anche se poi le devianze sono state molteplici. Ecco, volevo sapere se il politico attento in questo caso, parlando con l'avvocato, diciamo, se non ho sentito la domanda. No, volevo sapere se il politico attento, che in questo caso è anche un avvocato, ha chiaro questo concetto della condivisione di cui parlavamo prima, del disagio. Sì, grazie. Intanto voglio salutare tutti quanti voi per essere venuti. Mi fa piacere vedere che qui il mio amico Giuseppe Bruno, che per la prima volta è ospite del nostro paese, quando io sono ospite del suo meraviglioso paese in più di un'occasione. E mi fa soprattutto piacere vedere in un contesto che non è quello dell'austerità dei tribunali il dottore Facciola, che è in una situazione sicuramente più rilassata, fuori dai contesti, diciamo, degli uffici giudiziari. Ringrazio veramente gli autori del libro per aver accettato il nostro invito, e ringrazio anche te, Rino, che con Paolo siete le firme più importanti, più prestigiose del nostro giornalismo locale. Per tornare, diciamo, al tema del disagio sociale, noi, diciamo, italiani siamo particolari, abbiamo solitamente uno Stato a un'anima, a una sola anima. Noi invece ne abbiamo due: c'è un'anima laica e c'è un'anima cristiana. Il disagio sociale è avvertito, è riconosciuto dalla democrazia. Forse la democrazia è l'intuizione più geniale che ha potuto avere l'uomo per darsi una forma di governo. La democrazia dà voce alle persone che si trovano in una minoranza, che rappresentano una minoranza, ma dà soprattutto voce alle persone che si trovano in difficoltà laddove in altri contesti non potrebbero averla. Io, forse molti di voi l'hanno sicuramente sentito, l'articolo 2, l'hanno letto tantissime volte, l'articolo 2 della Costituzione, che dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. La cosa sulla quale forse molti di voi non si sono soffermati è che la Repubblica, quindi lo Stato, non istituisce ma riconosce i diritti inviolabili, e quindi dà voce a quelle persone, li pone addirittura al di sopra di se stesso, e dà voce a quelle persone che per tante situazioni, per tante vicende,
si possono trovare in una situazione di disagio, come è la situazione di una persona che si trova a subire l'applicazione di una misura afflittiva, quale può essere il carcere. Nella nostra società, generalmente quando un fatto delittuoso o un fatto di cronaca viene rappresentato come fatto nella sua drammaticità, invece il pregio che viene riconosciuto a questo libro è quello di andare ad investigare antecedentemente quelle che sono o che possono essere le cause di un disagio, perché se si conoscono le cause certamente si può intervenire per poterle limitare. Quindi questa è una cosa che, diciamo, a me piace tantissimo, ed è chiaro che la democrazia, che come dicevo prima è la forma di governo migliore che noi ci siamo potuti dare, è particolarmente sensibile. La voce di un detenuto in altri contesti certamente non viene sentita così come la facciamo sentire noi. Viene garantito il diritto di difesa, il diritto di incontrare i familiari, anche perché poi ci sono tanti modi di uccidere una persona. Una persona può essere uccisa fisicamente, come succede in tante parti del mondo, con l'applicazione di una pena di morte, ma può essere anche uccisa moralmente, laddove viene chiusa all'interno di una casa circondariale e gli vengono preclusi tutti i diritti. Grazie a Giuseppe Felice, che voglio dire, ha sottolineato questo aspetto importante, quello appunto della condivisione anche del fatto democratico verso il disagio, e ci fa comprendere, se non altro, che l'attenzione alle istituzioni è comunque molto alta. Tuttavia, su questo ragionamento, sulla necessità, perché qua tutta la storia che noi proviamo ad approfondire, che il libro diciamo analizza in particolare, sono quelle tre fasi importanti per le quali la giustizia prova a dare risposte, che sono l'individuazione della colpa, se vogliamo, quindi in qualche modo poi la possibile condanna, e l'espiazione e, se possibile, il riscatto subito dopo. Sulla necessità, che poi la condanna è un fatto necessario, perché bisogna appunto individuare i reati ed evidentemente anche assegnare le giuste condanne. Tuttavia, sulla necessità di poter seguire, diciamo, in modo automatico la detenzione in carcere, c'è un dibattito che va avanti da moltissimo tempo. C'è chi ritiene, per esempio, che la pena possa essere spiegata in altri modi. La verità è che poi c'è, in questo ragionamento si inserisce anche le condizioni delle carceri anche nel nostro paese, che sono migliorate negli ultimi anni e tuttavia ancora hanno dei problemi. Io ora voglio, per un attimo, è del primo passaggio, ancora approfitto del procuratore capo Eugenio Fracciolo, che tra l'altro, insomma, chi segue le vicende della nostra regione è davvero uno dei magistrati più valorosi che abbiamo mai avuto, la verità. Incommensurabile da certi aspetti, ma al di là di questo e della sua funzione, che non è per forza, questa è la solita storia che torna, perché noi intendiamo pubblico
ministero come colui che insegue per forza l'accusa, comunque in verità il pubblico ministero deve anche preoccuparsi di trovare elementi a favore dell'eventuale imputato. Questo dice diciamo, il nostro ordinamento. E tuttavia io invece voglio fare una domanda che ci interessa molto. Al pubblico ministero la vicenda successiva, diciamo, alla condanna, è una vicenda che in qualche modo lo riguarda, diciamo, è la possibilità che il condannato deve espiare una pena anche importante, giustamente importante, è un fatto che grava anche sull'aspetto in qualche modo emotivo. Proverei a umanizzarlo, diciamo, anche un po' il pubblico ministero. È così. C'è anche questo aspetto nel lavoro di un magistrato inquirente. Buonasera a tutti i partitori, mi alzo perché l'avvocatrice c'era prima, più tranquillo, e più sereno, rilassato in questa sede che non nel tribunale. Ormai siamo così abituati al tribunale che mi sento più lì tranquillo, devo dire, ma è rilassato per certi versi. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Questa è una terra straordinaria, dico sempre che quando dicono la mafia, la cosa, c'è la Calabria, la zona, la costa, in realtà poi comunque vado, vedo che la gente è sveglia, partecipa e ha voglia di vedere, di sentire, di conoscere anche i punti di vista diversi che abbiamo tra di noi. E questa è una cosa secondo me straordinaria che va messa in evidenza. E saluto alla TCOTI, vostro Paolo Firmo, il nostro, perché ormai fa parte del nostro complesso di organizzazione, perché devo dire la verità che è più lui quello che dà a noi, il magistrato che noi quello che dà a noi, questo libro senza mezzi tempi, perché è un ottimo seguito. Anche troppo, forse anche noiosi, perché non vengono mai due libri, sono tutti uguali alla fine.
quando si scrive del carcere, soprattutto si scrive all'interno, probabilmente all'interno del carcere, si possa assicurare che è un compito in grado. Quindi, come ben dire, un applauso davvero. Per aver accettato quello che giustamente non aveva scrivere il libro andando da una sfida un po' una visione, è perché così in effetti è una sfida, perché non è facile scrivere, perché bisogna sopportare, bisogna superare tutta una serie di ostacoli burocratici, amministrativi, come li vogliamo definire. Io ho avuto persone che venivano da me, anche ricercatori, universitari, eccetera, che mi chiedevano di essere autorizzati, di avere una sorta di benestare per presentarsi in un istituto penitenziario e chiedere di fare le inchieste giornalistiche, inchieste universitarie, spesso proprio di ricerca per quello che è l'importanza del fenomeno carcere nel nostro paese. E vi posso assicurare che non sempre si riesce ad ottenere questo, quindi già queste sono le prime difficoltà proprio auspicio che si incontrano sul territorio. Poi ancora di più quando si pensa al contatto con il mondo proprio del carcere e soprattutto con riuscire a scrivere, a condensare quello che forse in tanti non si aspetterebbero di leggere. Perché vedete, andiamo subito a quello che diceva il dottor Moro, la domanda che mi poneva, quando determinate bene, eccetera, poi c'è un aspetto intimo del magistrato agente. Allora, l'aspetto intimo c'è sempre, c'è in tutte le cose della vita, in tutti i mestieri, in tutte le professioni, soprattutto in quello, nel caso di specie, nel caso nostro del magistrato, perché vede, noi abbiamo soprattutto, quando si parla di carcere di pena, non dobbiamo mai dimenticare che c'è qualcuno che ha subito il danno, o per esserci qualcuno che quel danno ha prodotto, quindi può essere un danno materiale, può essere un danno alla persona. E allora certamente c'è l'aspetto. E questo aspetto è importante anche nella fase in cui dobbiamo chiedere la pena. Perché, questo lo dico, non è che si va a chiedere nel caso così su due piedi, a cuor leggero, come si dice. E lo stesso vale per altre pene. C'è un aspetto che forse è un po' è la summa di quello che vuol dire il libro di cui si occupa in particolare questa inchiesta giornalistica, che è l'aspetto da una parte della nostra Costituzione richiamata prima, e la nostra Costituzione prevede tutto ciò di cui vi sto parlando, perché prevede il carcere, prevede la dignità della pena, prevede il fatto della garanzia, delle garanzie, il sistema di garanzie delle libertà personali, tanto è vero che c'è una norma precisa ripresa poi dal codice penale che dice che non possiamo sottoporre al vincolo, diciamo, a trattenere con un certo numero di ore, privare della libertà una persona, così come dice che per arrestarla durante la fase di indagini preliminari, per le esigenze cautelari, ci devono essere delle ragioni, le esigenze cautelari, di cui si parla spesso in maniera ovviamente molto delicata, molto sensibile, sintetica, però è un problema che certamente il nostro costituente si è posto, e si è posto anche il problema evidentemente di commisurare quella che è la pena, al fatto concreto che si consuma, che si sta giudicando, si va a valutare. Oggi, recentemente mi chiedeva qualcuno in un'occasione, dice, ma secondo lei è giusto il carcere a vita? Allora, il problema non è se è giusto il carcere a vita, perché sapete, si discute tanto, no? Caso nel nostro paese, si discute di tutta una serie di problematiche comuni di limitare l'ergastolo solo ai reati, diciamo, di mafia, infatti particolarmente efferati, particolarmente gravi. Il problema secondo me non è se è giusto l'ergastolo o se va eliminato l'ergastolo per alcuni omicidi e non per altri omicidi, eccetera. Il problema è come funziona il carcere in questo paese. Perché se il carcere noi lo vediamo con l'occhio della persona offesa, familiare della vittima che è stata ha subito un danno grossissimo, la vendita di un familiare, una persona cara, eccetera, quella è la vendetta sociale, che la chiamo così, salvo quei casi sporadici, residuali, in cui si sente parlare di perdono, eccetera, però è innegabile, diciamo francamente, che la maggior parte delle persone offese, familiari, di vittime di un delitto di omicidio, che cosa si ha? Si ha proprio il caso
carcere, quindi il patimento peggiore che ci possa essere per un uomo costretto a vivere alla fine dei suoi giorni a vivere recluso. È una vendetta sociale, una vendetta che non si riesce a consumare, forse le origini, io non sono un filosofo, non sono neppure un esperto di antropologo, ma bisognerebbe forse risalire un po' alle origini dell'uomo per quello che era davvero la contesa dell'uomo primitivo, di pagare o comunque solo avere il sopravvento su un altro, e da qui è passata attraverso i romani, le conquiste eccetera, i famosi mercenari si dicevano le gare. Allora, l'idea della reclusione in sé è frutto purtroppo sempre del concetto della vendetta. Allora, è chiaro, è una vendetta civile questa qui, non parliamo dell'arma bianca, quindi l'uno contro l'altro, quello che si vuole fare la gioco di sé, eccetera, però è una forma di vendetta che è prevista, è stata tenuta in considerazione dal nostro Costituente. Allora, il punto qual è? È che le carceri devono funzionare per come quel Costituente le ha voluto. Perché quando si dice che la pena deve essere umana, quando si dice che bisogna garantire il rispetto dei diritti fondamentali anche del detenuto del recluso, evidentemente tutto ciò noi lo dobbiamo rendere concreto. Questo è il problema. Come se noi andiamo ad esaminare quello che accade purtroppo nelle nostre carceri, da una parte abbiamo recentemente siamo stati, soprattutto nei nostri uffici di procura, abbiamo avuto decine e decine di riunioni, di iniziative ministeriali, per così dire, in cui ci invitavano a sfollare le carceri, diciamola così, in modo che tutti quanti possiamo intenderci su quello che sto dicendo. Dovevamo alleggerire perché la Corte europea ha detto che le carceri non erano a norma perché non garantivano i famosi mezzi a disposizione per ogni detenuto, le celle erano troppo piccole per il numero di detenuti che ci stava dentro. E il problema qual è? Il nostro legislatore che cosa ha fatto? Il nostro governo, tutto, cosa ha fatto? Ha pensato di risolvere il problema non utilizzando le carceri che abbiamo realizzato negli anni, ce ne sono tantissimi in Italia e sono cattedrali del deserto perché sono chiuse, immacolate, consegnate, finite e drammaticamente sole, non c'è nessuno perché non c'è personale di polizia penitenziaria sufficiente per andare ad aprire queste strutture e di conseguenza siamo costretti a tenere le persone recluse come i polli a volte, nei cubicoli delle celle ci stanno 3, 4, fino a 6, 7, 8 persone e in tutto questo c'è il microcosmo razziale all'interno delle strutture perché ci sono quelli che non vogliono i neri, ci sono quelli che non vogliono quelli dell'est europeo. Allora, vedete come davvero è un, da queste poche battute è un panorama così variegato che evidentemente purtroppo nel corso degli anni noi abbiamo affrontato in malo modo. Allora, che cosa succede? Succede che se noi vogliamo lanciare un percorso statistico, io per 6 anni mi occupavo di esecuzione penale alla Procura Generale di Catanzaro, sono occupato anche di esecuzione penale. L'esecuzione penale ci dimostra in maniera drammatica come il carcere purtroppo così com'è non funziona. Perché non c'è la risocializzazione, non ha la funzione di rieducazione del condannato. Questo è il punto. E l'altro aspetto negativo è che nelle nostre carceri ci stanno in gran parte soggetti che sono, che hanno commesso, sono stati dichiarati responsabili di reati di basso impatto sociale. E questo è l'assurdo. Abbiamo fuori persone che vengono condannate e poi riescono, magari perché hanno l'avvocato Bruno, che è bravissimo, è uno dei migliori penalisti che ci sono nel circondario, però in altri casi riescono anche per quello che è l'applicazione delle normative che ci sono nel nostro paese, che consentono che sotto i 3 anni di condanna tu non vai a scontare il giorno di carcere, ci sono le altre misure, eccetera, eccetera. Allora, ovviamente questo è assurdo perché i soggetti che hanno hanno occupato, hanno concusso, hanno corrotto, eccetera, non faranno giorni di carcere, altri viceversa che siccome hanno commesso più fatti magari di furto in appartamento, furto di autovetture o fatti di droga leggera, eccetera, si scontano anni e anni di carcere. E che cosa comporta tutto ciò? Comporta che, vedete, noi abbiamo una sorta di miscuglio delle nostre carceri. Nello stesso cubicolo tu trovi quello che ha ucciso con quello che ha rubato l'autovettura la sera prima e è stato messo lì dentro perché non c'era altra collocazione. Allora, questo significa non rieducare e socializzare, significa purtroppo inquinare
anche questo oggetto che magari potrebbe essere recuperato con un'altra tabella diversa. E questo è il vero problema, secondo me, oggi, che noi viviamo, e questo è il disagio del pubblico ministero, perché quando vai poi ad eseguire le pene definitive, caro Dino muore, e questo è il vero problema, perché ti rendi conto che io vado ad arrestare perché devi fare 14 giorni ancora di caccia. Quante volte è capitato che ci siamo incontrati con l'avvocato nei corridoi del Palazzo Giustizia di Catanzaro, dove mi diceva ma ci sono rimasti pochi giorni che si deve fare cena. Però vedete, purtroppo la norma è quella. E la norma non consente, consente di essere interpretata, ma quando la norma si parla di esecuzione con i conti alla mano, lì c'è solo un matematico, ci vuole molto meglio di matematico per dire che purtroppo la legge è quella che va applicata così com'è. Allora, vedo davvero quindi come, perché parlavo della sfida, indubbiamente è una sfida, è stata una bella sfida, e la visione, forse è anche una visione, perché da quello che ho potuto leggere nel tempo residuo, per la verità, si coglie che c'è comunque, come dire, non una speranza di cambiamento, ma comunque una visione ottimistica proiettata verso davvero una situazione di miglioramento generale delle nostre condizioni di detenzione e di reclusione. Il problema è tutto nel disposto normativo che secondo me ha curato di più la parte delle misure cautelari, dell'accertamento della prova, della responsabilità, della condanna, eccetera, e viceversa si è occupato meno, molto meno, di quella che era la fase dell'esecuzione, ovviamente. E quello è il punto nevralgico. E allora c'è tanto da fare. Io ho scoperto, è capitato proprio recentemente, che ci sono strutture che danno la possibilità di riconquistarsi, di appropriarsi del futuro, del proprio futuro. Chi è detenuto è detenuto in quella struttura. Caccia chi lo sa, forse la gente non lo sa, molti non lo sanno, ma dà la possibilità, si lavorano i vini, si lavora la ceramica, cioè ci sono i laboratori, chiamiamoli così, che funzionano, e devo dire che fanno anche dei prodotti, perché io ho visto cose che non avrei mai immaginare che ci fossero all'interno. Allora, il problema è che ci sono pochissimi di queste strutture e non tutti hanno la possibilità di avviare a un lavoro, un'attività lavorativa all'interno dell'istituto, la popolazione penitenziaria, perché poi la popolazione penitenziaria è così numerosa che non si riesce a mandare, anche per motivi di sicurezza, tutti quanti a lavorare all'interno della struttura. Questo quindi è un altro problema ancora. Vedete, quindi, perché purtroppo è sempre il dannato problema degli investimenti. Se non si investe, non si risolvono le cose né secondo la Costituzione, né secondo il consenso, né secondo lo spirito, richiamato prima l'avvocato, spirito di carattere etico, religioso, morale, che si vuole. Questo, allora, c'è un problema, certamente, e questo è un problema sociale, è un problema grossissimo. Finché noi continueremo a dire in questo paese non commettere reati perché se no ti mandi in carcere, non si risolverà praticamente nulla, perché oggi il calcio in realtà, mi dispiace dirlo, ma è soltanto un draghetto per salire a livello superiore e commettere reati di ben altra portata, di ben altra natura. In un contesto caratterizzato da una crisi economica spaventosa, soprattutto nella nostra meridione, dove uno che esce dal carcere, che cosa volete che possa trovare come alternativa possibile? Deve sperare in una famiglia, che se lo accoglie si fa carico del suo mantenimento, ma questo non è il futuro. Questo non è il futuro. Purtroppo oggi il lavoro qui non ce ne prende nessuno, e quando a un certo motivo esce qualcuno dal carcere e fa il cerchio di lavoro, ovviamente c'è una sorta di barriera mentale, sociale, che ancora di più lo respinge, ancora di più rende drammatico quella mancanza di lavoro. Purtroppo si verifica in tutti gli stati sociali cosiddetti normali. Io per il momento non voglio rubare spazio. Un'analisi ovviamente lucidissima, non potrebbe essere diversamente, ma anche impietosa rispetto al sistema delle carceri che, diciamo, a questo ci abituavamo tutti, non è che funzioni a meno. Voglio anche ringraziare Agostino Pantani, un collega della CIDI, che evidentemente ha ritenuto necessario
ad ascoltare la questione. Riprendo per un attimo, perché dopo leggeremo un altro passaggio con Angelica a proposito proprio sulla parte della libertà che è ispirata alla libertà. In effetti la condizione anche di tipo psicologico del detenuto, che magari deve affrontare un attimo prima piuttosto lunga, in qualche modo coinvolge motivamente anche l'avvocato di parte, sì, o no? Anche io, come il dottore Faccioli, preferisco parlare in piedi. Rispondo subito alla domanda che mi è stata posta. Chi va in carcere o si tratta di pochi giorni o si tratta di anni, il disagio può provare inevitabilmente. Vi è poi una grande differenza, perché uno vede l'auto a distanza di un mese e magari un altro vede a distanza di 15 anni. O in alcuni casi sull'estratto dell'ordine di esecuzione trova scritto inizio pena una determinata data, fine pena mai, perché ancora questo risulta dall'estratto dell'ordine di esecuzione dunque della posizione giuridica. Si coinvolge molto l'avvocato nel dire, nel presentare un proprio assistito che la sentenza a 10 anni, a 30 anni va per caso. Capitato e capita, devo dire, non è proprio assistito, che la sentenza è ormai definitiva e non ci sono altre soluzioni. L'unica alternativa residua poi in quello che è il titolo di questo libro, un germoglio tra le sbarre. Perché l'unica alternativa? Perché questo libro, scritto in questo caso, posso dire che sono un privilegiato, perché è la seconda volta che mi trovo a discutere del contenuto di questo scritto. Perché è importante questo? Perché chi ha il definitivo, chi ha la sentenza definitiva, non parliamo più, come ha riferito il procuratore, di esigenze cautelari, dunque di una fase di attesa, ma parliamo di una sentenza definitiva. Qual è l'unica possibilità? È la speranza. La speranza è che chi prende una determinata pena all'interno della struttura penitenziaria si deve costruire il proprio mondo, la propria scelta, attraverso delle condotte specifiche, per tentare di attenuare quella che è la dura realtà di un fine pena di 20 anni o di 30 anni. Qui dobbiamo discutere di una pena certa, di un reato fatto e di un reato accettato, tutto il resto non conta. E allora interviene quella che è l'aspirazione di chi dentro il carcere, dunque dell'avvocato che deve stare dietro, che qui altri colleghi che credo che la pensano come me sul punto, è quello di dare speranza. E la speranza da che cosa deriva? Deriva dalla struttura penitenziaria. Il dottore Faccioli vi ha dato un panorama importante di quello che è lo sviluppo del mondo carcerario, le innovazioni che vi sono state. Posso dire che la situazione è molto migliorata in alcuni casi, in altri però è anche peggiorata. E naturalmente la padrona, in questo caso uso la padrona di casa, chi la fa? La fa chi è dietro quella struttura, e chi è dietro quella struttura deve essere capace di recuperare quelle che sono le potenzialità. E recuperare quelle potenzialità significa avere dietro la possibilità di investimento, avere dietro delle strutture. In Italia ci sono degli esempi importanti, come Rossano, ne conosciamo altri, viene in laurea di Correggio, scusa, nelle province di Reggio Calabria, per problemi economici ha dovuto fare un passo indietro. Ma perché è importante quello che ha detto il dottore Faccioli? Perché la speranza che viene all'interno della struttura carceraria non è per il momento in cui è dentro il carcere. Perché dentro il carcere, in un certo momento, in una determinata situazione, uno e gli avvocati colgono questo segno qua. È come se si fosse costruito una propria realtà, con i propri ritmi, con i propri tempi. Il problema è dopo. Perché chi esce dal carcere, il primo problema è il lavoro. Nessuno è disposto a dare il lavoro. Ma chi è all'interno del carcere, in alcuni casi per avere delle misure alternative, ha necessità di avere, perché giustamente il legislatore dice, io
ti do fiducia, posso metterti fuori, ma se ti metto fuori dal carcere, il primo problema è il sostegno economico per la sopravvivenza. Chi te la dà? Se tu non hai una fonte di reddito, sarai costretto a delirio. E allora, diverso è il caso se chi già all'interno di una struttura carceraria, Rossano per esempio, ha delle persone che dipingono dei quadri che sono bellissimi, ha persone che lavora la ceramica. Io conosco anche realtà come Padova, che ha un'industria cruciale di primo livello, il carcere di Palazzo di Padova, fa i panettoni che già quelli di dicembre 2016 sono già finiti a dicembre 2015. Allora, e vi sono stati anche suicidi. Questo allora sta sempre dietro le realtà che si costruiscono. Ed è fondamentale allora che il soggetto venga preparato all'interno della struttura penitenziaria per essere accolto nel momento che esce dalla struttura penitenziaria. E allora, se il titolo cerimonio, e in questo caso mi rivolgo ai due scrittori, se il titolo del proprio cerimonio tra le sbarre, ed è stato scritto, credo, uno dei pochissimi libri da chi è entrato nella struttura penitenziaria, perché molti con grandi ipocrisia parlano di strutture penitenziarie, come ho detto all'incontro precedente, cosa sia un carcere non c'è mai niente, non c'è mai stato. E allora il passaggio qual è? Che il cerimonio tra le sbarre deve essere una speranza, ma la speranza dell'oggi per il domani. Grazie. Grazie mille, io volevo dire questo, che intanto grazie per aver letto il libro e per aver compreso lo spirito. È molto bello che ognuno abbia colto l'idea del germoglio come qualcosa di diverso. E che cos'è il germoglio? Quindi è una risposta che può darsi ognuno. Noi che ovviamente l'abbiamo curato e abbiamo anche scritto, abbiamo una nostra idea precisa di germoglio, però ecco, volevo dire soltanto questo, ma un'informazione per il pubblico, che appunto il libro viene, come ha già detto Paolo all'inizio, è scritto da tutta una serie di attori, di persone che hanno avuto a che fare con il carcere. Alcuni sono professionisti, magari chi lavora in carcere o chi si occupa appunto di costruire le carceri, qualcun altro gestisce la polizia penitenziaria, qualcun altro è direttore di carceri, e poi ci sono le testimonianze dei ragazzini che hanno comunicato con i detenuti, poi ci sono le testimonianze dei detenuti e ci sono anche le testimonianze degli agenti di polizia penitenziaria. Quindi il libro vuole dare l'idea del mondo del carcere, che non è soltanto il mondo del carcere, ma è anche il nostro mondo. Perché noi viviamo in una struttura, e questo tema noi lo abbiamo toccato, se ne è accennato prima, in realtà l'attuale struttura del carcere è un progetto politico che nasce dopo la Rivoluzione francese. Ci sono dei saggi specifici che raccontano la storia del carcere, appunto. Questo architetto si chiamava Bentham, e comprese che se si crea una struttura architettonica a raggiera con un centro invisibile, tutti i personaggi che si muovono intorno a questo centro, non potendo sapere quando sono controllati, sono automaticamente condizionati nel loro comportamento. Questo è Facebook anche. Allora, il progetto del Grande Fratello è un progetto carcerario, tant'è che Orwell, che scrisse nel 1984, è in qualche modo un allievo non cronologico di Bentham, però proviene da quella scuola. Per cui parlare di carcere non significa solo interessarci alla sorte di sociale di individui che indubbiamente hanno sbagliato, ma che comunque noi fanno parte del nostro tessuto sociale, di cui noi siamo responsabili, quantomeno per non permettere in futuro che ci siano condizioni in cui si crei la criminalità o condizioni in cui le persone che hanno commesso reati tornino a commetterlo. L'interesse quindi non è solo in qualche modo buonista, tra virgolette,
ma riguarda anche noi. Se noi siamo consapevoli di qual è la struttura sociale in cui ci muoviamo, possiamo anche decidere di sfuggirle o meno. La nostra democrazia è una democrazia. Quando è che è una democrazia? Noi abbiamo cercato di dare una risposta, ma non l'abbiamo fatto soltanto noi perché l'abbiamo pensata, abbiamo fatto in modo che le persone ci riflettessero e tirassero fuori dalle loro esperienze una visione globale, perché la democrazia è anche quando la visione non è di uno solo, ma è di tutti quanti. Quindi io ecco, volevo solo puntualizzare questo, ripasso il microfono. Può sembrare peraltro un lavoro per gli addetti ai lavori, tanto per utilizzare, diciamo, i termini assimilabili, ma in realtà, come dicevi tu appena finito di dirlo, è una cosa che coinvolge tutti, che appassiona proprio, nel senso che veramente dà uno spaccato di questo aspetto della società, della nostra società, delle democrazie in generale, come la nostra, che probabilmente ha bisogno di essere partecipata ancora di più, quindi ancora grazie. Io proprio per questo, proprio su questo aspetto, cioè sulla necessità di consapevolezza rispetto alla questione carceraria, io volevo un attimo coinvolgere Francesco Rossetto, che è un giovane illuminato avvocato di Creta. Ma la domanda è molto semplice, ma certamente versi a parere banale. È un giovane avvocato come te, insomma, la sente addosso questa necessità anche di approfondire questi aspetti che poi sono ovviamente pregnanti della professione. Buonasera a tutti voi, un grazie in primo luogo all'amministrazione comunale, al sindaco professore Giuseppe Longo, sempre presente e sensibile nell'accogliere tematiche che coinvolgono il contesto sociale, all'avvocato Giuseppe Filice, sempre collaborativo, e all'amico Paolo Orfino, noto giornalista, che mi hanno coinvolto in questo convegno di altissimo profilo giuridico, ma che per me è soprattutto momento di un'attenta riflessione. Doveroso ringraziamento alla dottoressa Pedatella, protagonista di questo incontro, la quale, presentando il volume Un germoglio tra le sbarre, dal disagio personale al disagio sociale, tra carcere e libertà, offre lo spunto sia a noi avvocati che al procuratore capo di Castrovilla, dottor Eugenio Facciolla, per argomentare, per riflettere sulla definizione, fondamento, sull'evoluzione del concetto di pena, sul principio della funzione rieducativa, riflettere attentamente. Poc'anzi il dottor Facciolla ha utilizzato termini tecnici precisi riguardo alla risocializzazione, rieducazione del condannato, reintegrazione, qualcuno direbbe, del condannato nella società, nel contesto sociale. E per illustrare un po' le teorie in maniera molto succinta della pena e dedicare contestualmente un breve excursus in riferimento al problema del sovraffollamento carcerario. La pena è in senso generale, giuridico e sociale, il mezzo di cui si serve l'autorità per reprimere l'attività dell'individuo contrario agli interessi comuni, e consiste sostanzialmente nella privazione, diminuzione di un bene individuale: vita, libertà,
patrimonio. Ebbene, parlare quindi della funzione retributiva della pena. Si tratta di una funzione del diritto penale e secondo la quale serve a compensare o retribuire il male arrecato. In tal senso implica l'idea di proporzione, simpliciter, tra entità della sanzione e gravità dell'offesa arrecata. Un grande sostenitore di tale idea fu il filosofo tedesco Immanuel Kant, il quale nell'opera, va bene, nell'opera Metafisica dei costumi, e sappiamo benissimo che nella Metafisica dei costumi una parte dedicata alla morale e una parte dedicata allo ius, al diritto, che cosa afferma? Ebbene, leggiamo un passo. Anche quando la società civile si risolvesse al consenso di tutti i suoi membri, l'ultimo assassino che si trovasse ancora in prigione dovrebbe prima venire giustiziato, affinché ciascuno porti la pena della sua condotta e il sangue versato non ricada sul popolo che non ha reclamato quella punizione. Invece la funzione preventiva si esercita mediante l'intimidazione derivante dalla minaccia e dall'esempio. E la minaccia legale viene vista come tecnica finalizzata di prevenzione di tutti e comportamenti indesiderati, ritenuti dannosi o pericolosi per interessi dei singoli e della società, e perciò da evitare. La teoria invece dell'emetta, così concludiamo il discorso, va bene, delle teorie, è una teoria sempre del diritto penale che pone a fondamento della pena la funzione di educazione. Il dottor Fagiola prima ha lanciato il principio della funzione rieducativa della pena. Essa dovrebbe avere nei confronti del reo, conferendole il senso di uno strumento di ravvedimento morale e spirituale. Quando si parla, amici, della funzione rieducativa della pena, bisogna necessariamente fare riferimento al dettato costituzionale, e la Costituzione ha accolto la concezione speciale preventiva della pena che, a mente dell'articolo proprio 27, deve tendere alla rieducazione del condannato e non deve consistere in comportamenti contrari al senso di umanità. Quindi, tra i parametri indicati dal nostro dettato costituzionale vi è quello del rispetto della dignità, va bene, del condannato sotteso al divieto di trattamenti disumani, e quello della finalità rieducativa. E secondo quanto disposto dall'articolo 27, sempre il terzo comma della Costituzione, la pena quindi deve tendere necessariamente alla rieducazione del condannato. E secondo la dottrina, è un po' importante, se no qualcuno potrebbe si ripetere, invece è bene interpretare anche il verbo tendere, starebbe a significare che la finalità rieducativa deve essere quindi contemperata con il principio della colpevolezza per il fatto commesso. Semplicemente la pena cioè deve tendere alla risocializzazione del condannato, ma non può mai eccedere il coefficiente di colpevolezza specifico del fatto di reato commesso. È importante ricordare anche l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, rubricato trattamento e rieducazione. E il trattamento penitenziario deve essere conforme all'umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Dopo quindi tale argomentazione si inserisce l'excursus sul sovraffollamento carcerario. Nel panorama europeo il sistema penitenziario italiano si segnala tra quelli maggiormente afflitti dal sovraffollamento. Carceri dunque sempre drammaticamente
sovraffollati. E circa la composizione della popolazione penitenziaria del nostro paese va rimarcata in primo luogo la massiccia presenza, come diceva poc'anzi il dottor Faccione, di tossicodipendenti. Infatti, tra i reati per i quali vengono pronunciate condanne alla reclusione spiccano oggi come ieri il furto e lo spaccio di stupefacenti, per il discorso che poc'anzi l'avvocato Bruno diceva, sì, delinque, per il discorso che vi è poco, non esiste una realtà lavorativa seria, quindi reati contro il patrimonio e reati in materia di stupefacenti. Quindi concludo, io dico sì, va bene, alla funzione rieducativa della pena, dico sì. Posto ciò, dobbiamo spiegare però che il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena riprenda forza e vigore con nuove azioni legislative, dottore Faccione, volte a rendere il periodo detentivo non solo afflittivo, ma tendente al completo, come diceva poc'anzi il dottor l'avvocato Bruno, ma tendente al completo reinserimento dell'individuo nella società civile, con particolare appunto riguardo a forme di agevolazione al reinserimento lavorativo. Concludo citando due bellissime frasi, una di Cesare Beccaria e un'altra di Adriano Sofri. Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, diceva Cesare Beccaria. Il fine non è altro che di impedire il reo dal farlo dei danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Questo è il concetto che poc'anzi l'autoressa Beratella ha esternato in modo molto lineare. Invece, riprendendo Adriano Sofri, concludo, i detenuti, quando gli si chiede qual è il momento peggiore, rispondono unanimi la mattina, quando ci si sveglia. Ogni volta ci si accorge di nuovo di dove si è. Grazie. Sì, soltanto per doverosa informazione, sulla storia del suo affondamento, affermo che il discorso che sono d'accordo assolutamente, avevo già tracciato un pochino quale secondo me tutta la problematica. Però sul sovraffollamento c'è stato, come dire, si è parato un po' sui dati, perché sapete che cosa è accaduto? Questo è un libro che deve essere franco in tutto quello che è il tema. Noi abbiamo avuto le richieste per alleggerire le nostre carceri, di chiedere sugli istituti che ricadono nella competenza di ogni procura generale, e quindi immaginate Catanzaro, c'è Vivo, Cosenza, Rossano, Paola, Castrovino, sono diverse strutture. Abbiamo dovuto sostanzialmente chiedere, semplifico in modo che sempre tutti quanti possano seguire, siamo andati a chiedere ai detenuti, diciamo, non italiani, va bene, stranieri, se restavano il consenso ad espiare la pena anziché nelle nostre carceri nel loro paese di origine. Questo abbiamo detto. Praticamente nessuno voleva andare via a scontare la pena nel suo paese di origine. Quindi forse tanto disumano il trattamento italiano non è. Perché questa cosa io l'ho constatato personalmente, sono andato a Rossano, ho visto c'era una stanza, loro la chiamano la camerata, ma insomma c'erano sei persone che si sono alzati, molti li conoscevo perché per vicende giudiziarie eccetera, ma voglio dire effettivamente come stavano dentro era un problema, però ecco, è stato veicolato secondo me in malo modo all'opinione pubblica il discorso del sovraffondamento come trattamento disumano o contro le regole di principi umanitari a livello europeo. Poi d'altra parte la nota non è una polemica ma è una constatazione, cioè io ho fatto riunioni, siamo andati al ministero a confrontarci. E quando poi praticamente noi ci sentivamo quelli che trattavano male i detenuti, erano disumani eccetera, e quelli che erano nelle carceri tipo Romania, Polonia, Ungheria eccetera, che sono carceri spaventose,
io racconto a verbale soggetti rumeni che quando gli chiedevo ma vuoi scontare la pena nel tuo paese, praticamente mi dicevo ma sei pazzo, ma chi ti ha mandato qui? Questo era il senso, cioè non ci pensavano proprio. Allora ecco perché, com'è che l'Unione Europea o comunque la Corte Europea non si è preoccupata di dare l'allarme sulle carceri? Cioè, noi abbiamo visto in Turchia quello che è accaduto. Prima la dottoressa Bertella richiamava il passaggio, la circolarità, il fatto di girare, eccetera, cioè l'edilizia, diciamo, carceraria. Ma guardate che quello è nato in Turchia. Io quello l'ho visto un po' di anni fa in Turchia, le carceri turche erano, secondo quel principio lì, che è maledetto, perché l'ora di aria, chiamavano così le due ore, più di ore di aria che facevano, dovevano circolare intorno a questa una specie di elemento centrale, un obelisco, e dovevano girare tutti intorno a questo obelisco. Immaginate per due ore. Cioè, questa è la Turchia che è nella NATO, la Turchia che vuole entrare in Europa. Allora, ecco perché dico, diciamola tutta la verità, perché forse si è strumentalizzato e forse, devo dire, in quel momento storico si è cavalcato una tigre che era spilenca, non era per niente in forma per cavalcare, perché poi del resto come si è risolto il problema? Ce lo siamo chiesti come è stato risolto il problema del sovraffollamento, perché improvvisamente si è risolto il suo problema. E come si è risolto? Non è che abbiamo scarcerato le persone per fare posto e liberare, eccetera. No, allora c'è stata una ridistribuzione sul territorio nazionale differente e che sostanzialmente però non ha risolto il problema, perché ancora oggi quando si fanno le grosse operazioni che voi giornalisti riportate con le vostre cronache puntuali, abbiamo problemi, non si riesce a mandare 20 persone, 10 persone nello stesso carcere perché sono occupate, perché non c'è la possibilità di garantire tutto quello che stiamo dicendo. Allora vedete, quindi è un problema, però oggi non se ne parla più. Ecco, questa è un po' l'anomalia un po' di tutto quello che stiamo vivendo, perché non solo italiano ma anche a livello europeo probabilmente. E poi l'altra cosa che volevo puntualizzare, guardate, io ci credo al discorso della funzione di educatrice, di socializzazione e di reintegrazione. Sapete perché? Perché tante volte mi è capitato, no? E me lo spiegavano i detenuti, attenzione, ma detenuti che erano della peggiore risma, detenuti della peggiore risma, gente condannata per associazione mafiosa, per reati molto gravi, e mi dicevano, dottore, io devo cercare di non prendere l'ergastolo, omicidi, io non ho fatto, eccetera. E ogni volta dicevo, scusa, ma perché questa cosa? Omicidi, puntualizzare gli omicidi, no, non me lo spiegavo non per l'ergastolo in sé, perché dicevano finché io prendo una pena di lunga durata, allora qui dentro vado a scuola, faccio quello, mi sono iscritto al corso di teatro, mi ha detto una volta uno zingarone di quelli proprio tremendi che era il capo, che in quel momento aveva fatto tre omicidi, eccetera, quindi un personaggio proprio davvero di tutto rispetto, quindi un personaggio proprio pessimo. Questo mi parlava e mi diceva, no, io adesso faccio teatro a Roma, nel Bisi. E mi diceva, mi venite a vedere quando facciamo la prima, eccetera. Poi si è pure incavolato perché quando hanno fatto la recita lui non era nei principali interpreti, era solo di ringrazio in caso qualcun altro insomma, venisse a mancare all'ultimo momento. Però per dire, questo perché? Perché uno dice, comunque alla fine imparo qualcosa, e se esco forse mi trovo qualcosa in mano da fare. L'ergastolo significava rassegnazione, obiettivamente significava rassegnazione. Va bene, quindi sul piano della vendetta hai ucciso e ti trovi tra virgolette in maniera diversa la vita, perché il calcio ovviamente ti toglie la vita, ma dall'altra parte però c'è la rassegnazione, quindi non c'è interesse a recuperarsi, no? Quindi all'attività lavorativa, a fare attività in carcere, eccetera, quindi c'è anzi scatta quella molla diversa, perché se io sono detenuto al 41 bis e posso frequentare solo altri che sono al 41 bis, sapete che cosa succede? Con l'avvocato ne parliamo spesso nelle nostre pause giudiziarie, succede che Totorina fa l'amicizia con il boss di Cosenza, con Tommaso Gentile che poi fa amicizia col boss di Palermo, col boss di Catania, cioè, questa purtroppo è la nostra realtà. Allora a un certo punto, anziché cambiare, anziché cercare di adoperarsi per fare qualcosa di buono e crearsi qualcosa di buono domani mattina quando si esce, invece purtroppo c'è l'effetto contrario, c'è questa sorta di alleanza e solidarietà in negativo. Quindi è questo che bisogna cambiare, è proprio questo, cioè individuare, secondo me, a fare punizione sul serio di una serie di reati, non la depenalizzazione che abbiamo visto.
visto che sto rispondendo in questi giorni, i dati statistici sono penosi, sono penosi. Si pensava di risolvere il problema dei carichi giudiziari in due modi, dirigendo le ferie dei magistrati e degli avvocati. Lo sapete, perché non è un problema solo dei magistrati di 15 giorni, ma è un problema anche degli avvocati. E si è pensato poi di risolverlo, il problema giustizia, con questi interventi tampone, quindi depenalizzazione non è servita a nulla. Allora, vedete perché, allora, quando si fanno queste cose, non è perché vogliamo fare invasioni di campo o altro, però la giustizia, io lo sto ripetendo ormai da qualche mese a questa parte, in tutte le sedi dove posso dire queste cose, la giustizia, come la sanità, la scuola, non sono costi per lo Stato. Il governo non può vederci come un costo, come un peso, perché il futuro, la civiltà, il sociale passa attraverso queste istituzioni. Questo, allora, se tu lo vedi come un costo e continui a tagliare, a ridurre, a eliminare, taglia oggi, taglia domani, ma di che cosa stiamo parlando, di che cosa vogliamo parlare? Ma veramente pensiamo, io prima ho fatto l'esempio del detenuto del fine pena, che esce, non fine pena mai, che esce dopo aver scontato la sua pena, per pagare il suo debito con la società, va bene? Qual è il futuro che gli si riserva? Zero. Zero. Allora, ecco perché, veramente, se si continua a ragionare in questi termini, siamo fuori strada, e questa è una cosa che non possiamo cambiare né io né gli avvocati né lo stesso detenuto né le organizzazioni né gli studiosi che si occupano di questi fenomeni. È un problema squisitamente politico e di scelte politiche, e forse devo dire, come ha rilevato qualcuno, ma senza fare nessun tipo di politica, ci mancherebbe altro, o sponsorizzazione, ma forse qualche viaggio in meno in giro per il mondo sarebbe servito a fare un minimo di contributo per la sanità, per gli ospedali che non funzionano. Lasciamo stare la giustizia, lasciamo stare la giustizia, lasciamo stare i detenuti, gli ultimi di cui si vuole parlare, però forse qualche cosa da investire diversamente sarebbe ritornato nelle casse dello Stato. Allora, ecco perché è un problema politico. Finché in questo paese non cambierà questo modo di vedere le cose, soprattutto di considerare costi quelli che sono le formazioni sociali più importanti di un paese, il nostro sarà un paese senza futuro. Diciamocelo francamente questo. Diciamocelo francamente ai nostri figli. Io dico ai miei figli che devono andare fuori a studiare all'università, e gli dico che se ne devono andare fuori dall'Italia, non dalla Calabria. E in Calabria io resterò, continuerò a rimanere in Calabria. Non me ne sono voluto andare, e continuerò a rimanere ancora in Calabria, finché farò questo lavoro. Resterò fino all'ultimo momento della mia vita a vivere in Calabria. Ma in effetti, che è un genitore, è quello di cercare di costruire, no, un futuro migliore, di dare un futuro migliore ai propri figli rispetto a quello che è stato il mio. Mio padre ha fatto così con me, il padre di mio padre a sua volta ha fatto così, mio nonno è stato il primo tassista di Cosenza, si è comprato un taxi bellissimo, uno di quei della Fiat, si chiamava un certo Musetto o qualcosa del genere, una cosa spettacolare, ancora non si può foto, però era un tassista, quindi ha fatto tutto, sono migliorati i figli, mio padre è migliorato, lui ha migliorato noi, io cerco di migliorare i miei figli, questo è quello che c'è in ogni famiglia, no? E allora io penso che però dobbiamo porci il problema di qual è il futuro che dobbiamo dare ai nostri figli, e in questo momento non mi sento di dire ai miei figli resta in Italia, perché vedete, io purtroppo la logica del cappello in mano la contrasto e la combatto con le altre droghe. Il magistrato faccia tutto che serve, il cappello in mano è quello della Calabria, del nostro paese, è quello di andare a bussare con i piedi, come si dice dalle nostre parti, no? Quindi presentarsi con i caciocavalli, col prosciutto, con la busta, con una... non è una raccomandazione, è ben altro. Allora è quello che fa più male, guardate, della mafia, fa più male della mafia. Sapete perché? Perché i mafiosi ci mettono la faccia. Ci mettono la faccia. I nostri mafiosi di Amandea ci mettono la faccia. Sono conclamati, condannati, camminano e sono mafiosi etichettati, condannati definitiva per mafia, ma ci mettono la faccia. Invece, questi soggetti che noi alimentiamo con i nostri comportamenti, purtroppo non solo non ci mettono la faccia, ma continuano a fare i posti al Parlamento, alla Regione, nelle amministrazioni comunali,
mi riferisco evidentemente a Cleto, ma in generale evidentemente il discorso. Allora, vedete perché c'è solo, e mi piace quella frase di apertura, è quello che è il canovaccio che c'è, credo, nelle stanze di ogni magistrato. Non è che Dostoevskij lo studiamo in tanti, devo dire la verità, io ogni volta che parlo con i colleghi abbiamo studiato tutti quanti Dostoevskij, l'abbiamo letto quantomeno. Ma la verità è quella, è proprio vero che il livello di società, di democrazia, il livello davvero proprio di stato sociale si misura dalle condizioni delle nostre carceri. Quindi con questo penso che abbiamo detto tutto, siamo uno stato che purtroppo è deficitario, questa è la verità. Scusatemi. C'è nulla da aggiungere, la biografia è chiarissima. C'è l'avvocato Bruno per intervenire. No, io voglio aggiungere quanto detto dal dottore Fagiolo. Le nostre carceri in alcuni aspetti possono essere definite penose, in altri aspetti sono all'avanguardia. Paradossalmente vi dico questo. E sono all'avanguardia in affrontare sia con gli istituti esteri, la Turchia è un esempio, ma sono tantissimi gli istituti penitenziari dove si vive malissimo. Il problema qual è? Il problema è saper gestire questi istituti penitenziari. Sono istituti penitenziari nuovissimi, mai utilizzati. Allora, lo Stato deve capire che la struttura penitenziaria non può essere un peso, è un investimento. Tutte le strutture penitenziarie dovrebbero avere un sistema che consente a chi vi vive di poter effettuare che cosa? L'attività lavorativa, di predisposizione di preparazione. Il senso di umanità deriva proprio da questo. La differenza e la possibilità di avere un futuro dipende proprio da come lo si vive l'attesa della libertà e da come la si vive la predisposizione per l'uscita. Se chi è dentro sa che nel momento che mette piede all'esterno avrà la necessità di andare a delinquere per poter sopravvivere, è chiaro che va bene oggi, va bene domani, ma ne farà inevitabilmente niente. Dunque, chi comanda in questo caso, lo Stato italiano, deve prendersi carico di questo aspetto, perché il sovraffollamento è giusto quando dice afferma il procuratore che vi è stato un calcolo sui numeri, perché in realtà non è cambiato assolutamente nulla. Il calcolo era quello, il calcolo è rimasto, i famosi 3 metri, tutto quello che si vuole. Ma naturalmente la coscienza di dire dobbiamo organizzare una struttura penitenziaria diversa, perché c'è la possibilità di organizzare. E allora questa è la presa di coscienza di chi in questo momento deve governare, in questo momento deve avere l'obiettivo di dire miglioriamo questa struttura, altrimenti invece di fare un passo avanti facciamo un passo indietro. Sì, in effetti c'è da constatare che la questione delle carceri italiane è scomparsa dall'agenda del governo, non ce ne siete parlate, mi ha fatto riflettere su questa cosa, insomma è una stagione, no? Evidentemente è una stagione sbagliata per parlare di queste cose, e invece non io, l'avvocato Bruno ha parlato di un aspetto che aveva parlato finora, ma insomma questa necessità poi di trovare la forza, incredibilmente paradossalmente la forza di andare avanti quando si è fuori dal carcere. E questa è un po' la storia di Gianni, no? Che è una sconfitta da questo punto di vista, perché poi lui tragicamente decide di mettere la parola fine alla propria esistenza. Ecco, io pregherei la serata in questo modo, pregherei Paolo di farci capire meglio questa figura che tu hai accennato prima proprio dal punto di vista emotivo e cosa ha trasmesso, e poi se è possibile, se Angelica alla fine ce l'ha detto pure questo passaggio qui per tutti i giorni, secondo me. Allora, prima di tutto volevo spezzare ancora un ulteriore lancio riguardo a quello che si è detto sino ad ora, ovvero il discorso del detenuto come persona utile alla società.
mentre invece adesso viene visto soltanto come peso. E considerate che da questo progetto, da questo corso di giornalismo effettuato in carcere, un ragazzo che è stato condannato a 30 anni attualmente sta collaborando con un mensile famosissimo milanese come giornalista. Quindi già questo implica la voglia di mettersi in gioco di nuovo. Un altro ragazzo sta cercando di scrivere un libro e una persona, in questo caso abbastanza raro, perché comunque una persona condannata all'ergastolo, e anche la moglie è stata condannata all'ergastolo, quindi diciamo una famiglia abbastanza rovinata, in realtà sta cercando anche lui di scrivere un libro, o meglio, sta scrivendo un libro, ed era una persona che non scriveva, nel senso che non era una persona che aveva mai pensato alla scrittura come possibile via di fuga psicologica. Quindi ecco, diciamo che anche in alcuni casi, come prima ci raccontava ciò appunto, il del tizio che voleva farsi vedere al teatro, insomma. E diciamo che c'è da parte di alcuni detenuti la volontà di voler ricominciare. Ovviamente bisogna dargliene possibilità. E invece per quanto riguarda Gianni, il prossimo brano, e che verrà letto da Angelica, e Gianni è ovviamente è stato molto ha avuto molto questa pressione, ha sentito molto questa pressione, cioè la pressione di aver tolto la vita. Ovviamente non era una persona che voleva delinquere, era una persona che si è trovata a doversi difendere, quindi dover delinquere, perché comunque ha ucciso una persona, anche se dopo è stato diciamo, la società ha detto che lo ha fatto per legittima difesa, però nella sua testa c'è sempre stata questo lupo, come lo chiama lui, questo lupo che gli ha tolto tutto, perché gli ha tolto l'umanità, perché lui ha tolto la vita a qualcuno e questo non se l'è mai perdonato, e forse anche per questo alla fine si è tolto la vita. Quindi ecco, diciamo che il carcere in questo non è riuscito a supportarlo psicologicamente e per fargli capire che tutto sommato non è stata tutta volta sua. Cosa pensate? Che io sia sopravvissuto quel giorno a quella morte? Ho gli incubi ogni notte, le lacrime sugli occhi ogni giorno. Ora mi sento protetto da quelle sbarre, ma fuori sarà l'inferno. Io sono dannato, mi sto adattando alla mia condizione, mi dà una dannazione. Gente comprensiva ne è pieno il mondo, mai incontrato uno. Un lupo veglia sulla mia anima e ogni tanto attacca la mia coscienza, ma non è una mia creatura. È stato creato dalla gente e si nutre del loro odio. Ogni volta che qualcuno mi fa del male, lui diventa più forte e più cattivo. Si nutre del loro odio e dilaga la loro dignità, vive per piegare l'immoralità umana. Le lenzuola fresche sulla mia pelle come la terra sulla mia tomba. Non aver paura del vento che urla nelle notti scure, scuote gli alberi come demoni. Le foglie che cadono accarezzano il tuo viso. Guardati attorno, c'è tutto quello che un uomo deve sapere per vivere, per sopravvivere. Attendi che il tuo spirito guida ti scelga
ti insegnerà a difenderti. Io, come un raggio, mi sono chiuso in me stesso, ma non è servito. Come un falco sono volato via, ma mi hanno trascinato a terra. Allora, come una lucertola, gli ho lasciato un pezzo di me, della mia dignità, ma non li ha sfamati. Così un giorno, come un lupo, ho strappato e lacerato finché il dolore non è finito. Io scrivo solamente per liberare il cuore ed impegnare la mente. Gianni. Allora, ci avviamo alle conclusioni. Io, la volta scorsa noi abbiamo avuto il piacere di ospitare il procuratore aggiunto con Barbieri, da Iocato, in qualche modo ho provato a porre la stessa domanda ad un altissimo magistrato come il procuratore Carlo Faccioli, ma proprio per sapere, ovviamente senza entrare in particolare, ma il grado della di pervasione della criminalità organizzata in Calabria è irreversibile, possiamo ragionare a Giovanni Falcone che come tutte le cose è un po'. Invece la ragione di Gratteri quando dice su queste cose proprio. Soprattutto la parte della fascia
zona del Vibonese, del Crotonese, di Cagliari, però vi assicuro che le condizioni sono ben diverse e peggiori rispetto a quelle che vediamo sul nostro territorio. E allora ecco perché dico, è un'occasione che va sfruttata. Ognuno deve fare la sua parte, lo devono fare i cittadini, perché i cittadini devono avere il coraggio di denunciare, non denunciare, andare a denunciare i carabinieri, ma di dire quello che uno vede. Vedete, un paio d'anni fa, Paolo c'era il branco, era stato chiamato, erano quelli, diciamo, nuovi soggetti che andavano, minacciavano atteggiamenti da bullo di paese, eccetera, però dividivano le persone. Ma la cosa assurda è che alla fine, tra tanti presenti, nessuno vedeva niente. E Paolo, la piazzetta di Paolo, la conosciamo tutti, piccolissima, non è possibile che uno non veda, che si accorge di quello che succede. E allora dobbiamo andare alla ricerca delle telecamere, però la telecamera inquadra o non inquadra, perché non si capisce perché si spendono soldi a mettere le telecamere per la sicurezza dei cittadini. E poi quando serve per verificare qualche cosa, per le indagini non funziona? Mai! Allora, ecco perché, concludo, bisogna essere pratici e assumersi le proprie responsabilità. Io per fortuna ho conosciuto rappresentanti di istituzioni, pari, ma ne ho conosciuto anche di, tra virgolette, coraggiosi, nel senso che quando meno ti chiamavano e dicevano io ho questo problema, trovate voi la soluzione, però io vi dico che cosa sta accadendo. Allora vedete, è quello che io dico, io voglio collaborazione, non voglio denunce, voglio collaborazione tra i cittadini. Poi noi abbiamo il dovere, perché noi siamo uno Stato, noi dobbiamo dare al cittadino quella copertura istituzionale, quella protezione istituzionale, perché ne abbiamo i mezzi, ne abbiamo i mezzi. Ma se noi non sappiamo neppure quello che accade, non abbiamo nessuna indicazione su quello che accade, perché nessuno vede, nessuno sente e assume l'atteggiamento di comodo, allora qui purtroppo continueremo a parlarci, ad incontrarci e sentiremo sempre la domanda, ma lo Stato andrà anche per cosa nostra e tutto il resto, fino a quando? Perché vedete, è un po' anche questo è quello che succede, no? Le nostre cronache, c'è il momento in cui è la camorra nuova, vecchia, più o meno organizzata, eccetera, che tiene il banco, poi c'è il momento in cui improvvisamente sparisce tutto, è sparito Scampia, è sparito tutto quello che è accaduto a Casal di Principe, nei Casali, improvvisamente non si parla più, ma che è finita la camorra, è stata sconfitta definitivamente la camorra. Eppure io ho contatti con i colleghi di Napoli, continuo ad avere guai, ma guai grossissimi ad affrontare quelle indagini, quei processi, quelle situazioni, per le risorse che non abbiamo, per tutta una serie di problematiche, veramente non se ne parla. E le istituzioni locali nicchiano, ci si girano dall'altra parte, perché il problema poi di fondo è sempre quello che i voti non puzzano, questo è il paradosso, i voti non puzzano. Piacciono e soprattutto c'è l'alibi di dire non so chi mi ha votato, probabilmente mi hanno votato anche qualcuno che non, di cui io non volevo, che non conoscevo e a cui non ho chiesto il voto. Ecco perché allora dico bisogna alzare le barricate a tutti i livelli sociali, bisogna alzare le barricate e isolare questi fenomeni, perché lo sappiamo, io dico sempre vado da Matera a fare un sopralluogo, dopo due minuti esatti si arribella, uso un termine proprio volgare, si arribella tutta Matera e comincio a vedere e sentiamo di come chissà che succede. Non è possibile che però poi in un paese se non c'è Facciola, non ci sono i carabinieri con Facciola, nessuno si accorge di quello che succede, non è così. Le cose si sanno, si vedono, soprattutto a parte di chi vive queste situazioni. E allora ecco perché assumiamoci le nostre responsabilità e fidiamoci poi delle istituzioni, perché le istituzioni non sono marce qua, non stanno facendo tanto in questi anni, con mezzi che purtroppo non abbiamo, potrebbero avere ben altri mezzi, ma da noi questo purtroppo è l'altro paradosso, no? Perché ormai sapete qual è la situazione. Io il 1 ottobre sono stato a Roma e ho constatato, a proposito di disfunzioni della giustizia in generale, dei nostri uffici, ho constatato che tutta Italia è uguale da questo punto di vista, abbiamo tutti gli stessi problemi, il personale, i mezzi, le risorse, eccetera. Però con una differenza, al sud
ci imbocchiamo le maniche e io mi alzo dalla mia sedia per fare le fotocopie, oppure vado io a portare una carta giù anche lì sotto al tribunale, perché non è commesso, non ho nessuno che mi fa questo servizio. Altrove invece, in altri posti del nostro paese, Milano, Roma, Torino, Brescia, signori miei, lì non esiste proprio. Il venerdì alle 13 la scena la fanno rosse, penso la abbiamo tutti quanti, tutti pronti, appena suona la campanella, via, comincia il weekend. Da noi si lavora venerdì sera, venerdì pomeriggio, si lavora il sabato mattina, sabato pomeriggio e si lavora anche la domenica pomeriggio. E queste cose al Ministero di Giustizia, stavo per dire di grazia, li sanno molto bene, perché quando hanno tolto la vigilanza, ho dovuto tagliare la vigilanza al mio ufficio da H24, ridurre soltanto ad alcune ore della giornata, io ho avuto il problema dei miei magistrati che sono venuti, i miei colleghi, a dirmi: procuratore, ma io adesso come faccio? Perché io sono in ufficio fino alle 9:30 e 10 di sera, adesso alle 7:30 tutto il palazzo di giustizia dobbiamo andare via. E io li devo buttare fuori, la vigilanza li devo buttare fuori perché non gli possiamo garantire la sicurezza. E se succede qualcosa sono il primo a rispondermi io, non è il ministro Orlando che risponde a queste cose. Mi stanno queste situazioni. Allora, quando io ho scritto che c'era questo problema, mi è stato detto che purtroppo non si poteva fare niente. La ditta da 90.000 a 60.000 doveva essere ridotto il costo della vigilanza. Quindi la domenica il magistrato non è in ufficio, non perché non vuole andare in ufficio, ma perché è lo Stato che non vuole far andare in ufficio. Il sabato non si va in ufficio perché devi chiudere il tribunale. Allora vedete qual è la situazione, queste cose le sanno molto bene. E allora che cosa succede? Succede che io mi porto, cioè il mio collaboratore, noi usciamo con doppia forza e con i fattori nel cofano, perché così venerdì pomeriggio, sabato e domenica io lavoro a casa. E come lo faccio io, lo faccio i miei sostituti. Questa è la realtà. Altro purtroppo no, comincia il weekend, il teatro loro, e se ne parla lunedì mattina. Intanto ringrazio Angelica e Paolo per l'ennesima opportunità che mi hanno dato questa volta. Io non mi sono presentato anche perché vivo in questo territorio, perché non mi conoscesse solo di nome, sono giornalista anche, ma sai che vi voglio ringraziare veramente non so per quale motivo, per questi nomi, per stima che mi riconoscete. Poi ringrazio gli avvocati. È andato bene fino a questo momento, non vorrei polemizzare. È vero che i voti non puzzano, le rispondo all'interrogazione come politico. È vero che i voti non puzzano, però è altrettanto vero, io ho percepito nelle sue parole che lei quasi quasi scarica la responsabilità di questa situazione che c'è adesso in Italia in buona parte sulla politica. Io su questo con molto garbo mi permetto di dissentire, perché su questa non è soltanto un problema di questa politica. Noi non dobbiamo dimenticare una cosa: il problema non è nemmeno il delinquente di paese. Oggi lei lo sa perfettamente per le indagini molto importanti che fa, il problema, la criminalità riesce a trasformarsi in un modo camaleontico. Oggi la criminalità, specialmente nella nostra regione dove tiene in ostaggio interi territori, si pone in modo trasversale rispetto a tutte le istituzioni. E quando parliamo di tutte le istituzioni, c'è una parte della politica, c'è una parte dell'imprenditoria, c'è una parte della magistratura, restano impigliati tutti quanti. Quindi scaricare la responsabilità solo su una parte, in questo caso sulla politica, è una cosa che, diciamo, io mi sento di sentire, perché il problema è molto più ampio. Se lo andiamo ad affrontare a livello nazionale, è molto vero che è vero che, e qui entreremo magari in polemica, che la magistratura negli anni 90 ha decapitato una parte della politica senza permettere quel ricambio naturale. Quindi il discorso è molto, diciamo, complesso. Quando ci sono delle responsabilità vanno distribuite fra tutti, non solo io, forse ho percepito male, ma mi è sembrato di percepire, ecco, di percepire questa. Io ritengo che in questo momento la politica non si sta assumendo.
parte, in parte può essere anche vero. Visto il rimanimento del torto verso Leone, diciamo che non sia sì. Leone, e ci sia una diffidenza c'è altrettanta diffidenza nei confronti, se noi facciamo solo dati statistici, c'è altrettanta diffidenza anche nei confronti del sistema giudiziario, cioè chi resta impigliato, io parlo in questo momento da avvocato, ma chi ha a che fare con la giustizia ne resta ascoltato. E quindi c'è una grande diffidenza sia nel sistema politico ma anche nel sistema giudiziario. Ecco, solo una puntualizzazione. Appropriato il ruolo che dovrebbe avere.
medico per mala sanità, ogni qualvolta succede una morte in ospedale, un qualsiasi evento, eccetera, denuncia subito per mala sanità, colpa medica, eccetera, eccetera. Ma sapete, io mi vergogno, e lo dico ad alta voce, io mi vergogno quando poi vado a fare le indagini, vedo come lavorano con i medici. Ma voi avete idea, io dico spesso, ma qualcuno, ministro della sanità, qualche collaboratore, si rende conto, va a fare un giro in un pronto soccorso, come funziona il pronto soccorso di Cosenza, il pronto soccorso di Paolo, il pronto soccorso. Allora è questo il problema. Io ci sono capitato, non per, sono capitato per lavoro, ci sono capitato per cose personali. È disastroso, è disastroso. Mi vergogno da cittadino italiano nel 2016. E quando poi arriva sul mio tavolo la denuncia perché il medico al pronto soccorso, quattro soggetti coinvolti in un incidente gravissimo, eccetera, deve fare il sorteggio. A chi va da 1, 2, 3, 4, loro mi divido prima uno poi l'altro e finisce che ci sta il mondo. Oppure deve chiamare Cordolino, che è il turno delle parti, per farsi venire dalla mamma. Ma se succede, domanda come è organizzata oggi la sanità. Allora vedete, ecco perché questo è il ruolo, questo è il ruolo sociale proprio del magistrato, ma non è un'invasione di campo, e non è prendersela con la politica, che io vorrei trovarmi davanti il medico credibile, il medico in mente, il medico che è impreparato e ha commesso davvero qualcosa per cui deve essere punito dallo Stato e deve essere, deve avere una giusta pena. Invece purtroppo finisce con le dita carne e c'è il rischio di manifestare a qualcuno. Questa è la verità. Il problema è spesso nella sanità, è spesso anche nell'organizzazione. Nella sanità il medico che non riesce a gestire la situazione perché non ha l'aiutante, perché è carente di personale. La pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione il problema è lo stesso. Cioè, il sindaco come dice, noi abbiamo un vigile soltanto stavolta un giorno a settimana, questo significa che non si può fare il controllo del territorio, non si possono garantire i servizi. Allora il problema è non il settore dello Stato, è lo stesso. Io volevo dire soltanto, è ingiusto, almeno è quello che ho percepito io, è ingiusto far passare la responsabilità soltanto su una parte che è la pubblica. Le responsabilità si devono dividere in modo diverso dello Stato, perché la magistratura la magistratura ha pure delle responsabilità, ma qui poi entreremo anche in diretta. Comunque il problema non può essere solo con i danni, perché come dice anche se ci avevamo il primo rinvaggio, la cassazione distaccata, scadenza, non può essere anche in giorni, perché si è ancora la rovina, si è ancora la cosa, quindi non solo il discorso, come c'è un corpo di assunto, deve essere estremamente semplice, non può investire, pensa da questo è il punto, che è il punto. Il dibattito a cui avete appena assistito è indietro. Io sono molto contenta che sia uscito fuori, perché l'idea è proprio quella di dire attenzione, perché il carcere è qualcosa che riguarda tutti quanti. E il fatto che non ci siano più risorse, che i cittadini siano peggio di numeri, sono numeri con tanti zeri prima e dopo, è che in fondo tutti noi viviamo un po' alla stregua di detenuti. E poi credo che questo sia quello che si è uscito fra. Ah, una cosa, chi volesse comprare il libro è in vendita a 20 euro invece che 22. Grazie. Grazie, buonasera a tutti.